Riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Provinciale a Catania con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ascoltiamo in diretta. Allora, per quanto riguarda in pillole, per quanto riguarda le risorse, le segnalo che sono in corso solo quest'anno tra progetti di videosorveglianza, quindi finanziamenti specificatamente dedicati a questo, e risorse date sul Fondo Sicurezza Urbana, per cui abbiamo previsto una quota dedicata alle città metropolitane, quindi anche a una città come Catania, credo circa 1 milione di euro di risorse economiche aggiuntive che dovrebbero andare a rivolgersi, insomma, a beneficio dell'implementazione del sistema di videosorveglianza locale. Per quanto riguarda le risorse organiche, abbiamo fatto un'analisi di quelle che, secondo i programmi generali nazionali di ricostituzione degli organici, quest'anno tra gli organici delle tre forze di polizia, l'anno in corso, quindi è già un programma che ha cominciato a vedere le prime assegnazioni, dovrebbe alla fine dell'anno, tra saldo attivo tra personale che esce e personale che viene messo, 61 unità, quindi parliamo di qualche decina di unità aggiuntive. Ovviamente tutto questo, ripeto, fa parte di un programma nazionale di progressivo ripianamento. Voi sapete che abbiamo avuto degli anni, l'ho detto in tutte le occasioni analoghe, degli anni molto, scusa, mi dice un attimo, finisco, ciò via, in cui politiche di contenimento di costi avevano comportato un'elevazione dell'età media del personale di polizia, un turnover molto molto negativo, e invece adesso noi stiamo progressivamente ricostituendo, il Governo ha messo delle risorse in legge di bilancio, quindi prevede a livello nazionale una ricostituzione progressiva. Per quanto riguarda Catania, da quest'anno si parte con questo numero di incremento. Ministro, a completamento della domanda, visto che è stata un'invocazione del neo sindaco di Catania e anche oggi il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati mi ha nominato, l'ha prospettata come ipotesi di mandare l'esercito in Sicilia sulla falsariga dell'operazione Strade Sicure, è plausibile? Ma non è che è plausibile, già avviene, Catania beneficia già di una limitata quota, 16 unità di personale delle forze armate per il progetto Strade Sicure, che è un progetto complementare all'attività delle forze di polizia sul territorio. Quindi è plausibile tutto questo ed altro. Ripeto, noi abbiamo anche dei sistemi di rinforzi ordinari con i reparti mobili, i battaglioni mobili delle forze di polizia a competenza generale, per cui io capisco che fa molta suggestione quando si parla di mandare l'esercito, ma le posso garantire, insomma, c'è un piano complessivo che va anche oltre l'impiego dell'esercito in ausilio delle forze di polizia. Guardi, noi adesso i dati, non so, noi già quest'anno abbiamo previsto un numero, adesso i dati non ce l'ho più davanti, di invio ci sono i reparti prevenzione crimine, per esempio, che sono delle unità mobili della Polizia di Stato, in questo caso ce n'è un'analoga che ha un'altra denominazione dei Carabinieri, che sono delle unità che vengono aggregate sui territori in aggiunta ai reparti territoriali. I battaglioni mobili o i reparti mobili rispettivamente Carabinieri e Polizia di Stato, che vengono aggregati quando ci sono esigenze particolari, prevalentemente di ordine pubblico. Parliamo di centinaia di unità che sono alla fine nella somma complessiva, non aggregate agli organici, ma impiegate sui territori, e vi ho dato i numeri più o meno, adesso non ce li ho. Ecco, 275 viaggi dei reparti prevenzione e crimine solo quest'anno. Quindi, cioè, ho proposto al sindaco più, siccome è complicato immaginare un incremento dell'organico con 3.880 unità di rinforzo. 3.880 unità di rinforzo, mi dicono in diretta. Quindi si tratta poi alla fine di numeri, di uomini che vengono impiegati, che ripeto non è che diventano organici ai reparti territoriali, ma di fatto vanno in ausilio. Noi quello che cercheremo di fare in più, che ho pregato il prefetto di pianificare in Comitato per l'Ordine Pubblico, è di fare qualche pianificazione specifica rispetto a qualche situazione specifica. Io adesso non conosco nel dettaglio la situazione, lo conoscono le autorità locali, qualche piazza di spaccio, qualche zona di movida particolare, insomma, da abbinare un'efficacia di servizi anche ad una visibilità che vada ad incidere anche in quella. Su quella percezione a cui si faceva riferimento. Non so se il sindaco vuole dire qualcosa su questo. Sul versante investigativo, visto che a Catania è aumentata la delinquenza nella Ecco, allora abbiamo sentito il ministro Piantedosi dare numeri, aggiornamenti a livello nazionale, il caso di Catania in particolare, dove è stata lamentata la mancanza, la carenza di forze dell'ordine, soprattutto di polizia, ma i dati che diceva il ministro, si rivolgevano sia a livello locale che soprattutto a quello nazionale. Torniamo adesso all'accordo sul patto di immigrazione.